l'avevi visto Dragon Ball? Ecco, Madonna, sì. è come la stanza dello spirito del tempo. Esatto. Sai dove Esatto. entravi dentro, Sì, ti si per gli altri dilata. passava un giorno e per te passavano 2 anni. Esatto, Ecco, il esatto. bug è così. Se sentendo queste note ti è venuto un brivido, allora potrai immaginare un po' delle emozioni che ho provato io durante questa intervista. Se invece questa musica ti è nuova, non preoccuparti, capirai tutto nel corso della puntata. Io sono Mattia Radenti e in questa puntata ho intervistato Filippo Kratter. Filippo è una leggenda dello snowboard. Sicuramente lo conoscerai come l'allenatore capo della squadra italiana di freestyle. Ma è molto, molto più di questo. È stato l'italiano che più di tutti ha partecipato a videopart mondiali, insieme a nomi come Jeremy Jones, DCP, Ero Ettala e molti altri ancora. Insieme al fratello Giacomo, ha portato la bandiera italiana in alto nel panorama dello snowboard mondiale e ora, a distanza di oltre 10 anni, lo sta facendo di nuovo. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo visto i ragazzi della nostra squadra freestyle crescere di livello, stagione dopo stagione, ma anche gara dopo gara. Nell'intervista abbiamo parlato soprattutto di questo, del presente dello snowboard in Italia, dei sacrifici che questi ragazzi ogni giorno fanno per portare avanti la loro passione e del panorama filming e social nello snowboard e soprattutto nel nostro paese. Ma ovviamente non sono mancati un paio di sguardi al passato. E non potevo proprio farne a meno. Questo e molto altro nel nuovo episodio di Real Pro con Filippo Kratter. Eccoci qua, siamo qui insieme a Filippo Kratter. Ciao Phil, come stai? Ciao, ciao Benone, tu? Anch'io tutto bene, anche se purtroppo girano voci strane sul fatto che probabilmente non si riapriranno gli impianti a breve come tutti speravamo e quindi dobbiamo un po' arrangiarci con la neve che abbiamo qui in casa. Ecco, io sono delle Marche, quindi la neve che ho. Per fortuna ne ho, perché l'anno scorso per esempio non c'è mai stata. Però comunque speravo in qualcosa di meglio, dai. Un po' beffardo il destino, quest'anno che è tutto chiuso, ci sono metri e metri di neve sulle Alpi. Però Esatto. boh, la gente si sta arrangiando come può. Ah. Vedo che c'è stato un incremento di vendite di Split, sì. splitboard, ciaspole, sci alpinismo. Sì, è introvabile. Tu conta che io avevo preordinato una splitboard su misura con dei ragazzi di Lecco, Comera. Insomma, stavo in trattativa per farmi fare queste splitboard perché loro le costruiscono, quindi insomma, anche perché è difficile trovarle. Ma ho interrotto sta cosa perché non trovi un attacco. Cioè, proprio gli attacchi sono introvabili anche a livello internazionale, né Spark, né Union, né Karakoram, non trovi niente, zero. Anch'io ho provato a sentire per una split perché poi le condizioni da me a Sappada sono veramente epiche quest'anno, ma Ho visto, non vedi. è così facile. Poi comunque abbastanza costose, tra l'altro. Sì, Però un setup medio 1500 tra tutto. sì, si parla di quei prezzi lì. Io purtroppo, essendo in giro tanto tanto, le userei veramente poche volte, quindi ci penso bene. Però insomma, chi ha il tempo e chi ha la split quest'anno se la gode parecchio, eh? Alla facciazza nostra. Vabbè, io vado in No, dai, ciaspole. in realtà noi stiamo snowboardando tanto, come Sì. squadra, non posso dire niente. Sì. Infatti siamo a Livigno adesso. Ok, Phil, per quei pochi che ascoltando insomma questa puntata non dovessero conoscere il tuo nome,
che saranno probabilmente nessuno, però immaginiamo che ci sia qualcuno che non dovesse conoscerti. Ti va di presentarti brevemente e dirci, insomma, ecco, chi sei in poche parole? Ok, io mi chiamo Filippo Kratter, il mio ruolo è quello di capo allenatore della squadra nazionale. Sono, diciamo, nel mondo dello snowboard da quando sono piccolo piccolo. Ho fatto prima l'atleta per parecchi anni, gare, filming, tutto quanto. Poi ho avuto questa bella occasione di partire come allenatore nazionale della nazionale. E poi adesso negli ultimi 3 anni sono allenatore capo, quindi gestisco un po' tutti i programmi, squadra A, squadra B, giovanile, tutto quanto, indirettamente, direttamente, perché c'è un bel po' di gente che mi dà una mano su questo lavoro. E basta, questo è un po' chi sono stato, chi sono adesso. Snowboard for life, praticamente. Esatto, praticamente da sempre, no? Da tipo da quando avevi una cosa tipo 12 anni, ho letto. Sì, mi sa più o meno, si parla del 92, Sì, qualcosa del sì. genere, quindi sì, 12 anni. Senti, e hai Avevo iniziato avuto. prima addirittura con lo skate, quindi forse proprio sulla tavola, veramente da quando avevo 8 anni o così. E hai avuto, diciamo, ecco, hai avuto una carriera lunghissima, sei ancora, diciamo, un po' in carriera, ma a livello di gare, in che discipline gareggiavi? Ah, ho fatto gare di Coppa del Mondo di Halfpipe, di Big Air, a livello, diciamo, a livello non di Coppa del Mondo, anche di Slopestyle. Lo Slopestyle è una disciplina che è arrivata un pochino dopo, però comunque sì, ho fatto anche gare di Slopestyle. Quindi Ok. sì, magari il mio passato di competitor è un po' meno conosciuto, però non so adesso, però una volta non potevi prescindere dal mondo gare per farti un nome, per iniziare a essere qualcuno. Poi dopo magari prendevi percorsi diversi come ho fatto io, però le gare erano un po' level one, livello di entrata per tutti, ecco. Certo. Ok. Senti, allora se per te è ok, ma questa è una domanda retorica, spero che tu mi dica di sì, perché se no non ho un piano B. Io dividerei questa intervista in parti in cui si parla sia del tuo passato un po', che un po' del futuro dello snowboard freestyle. Ecco, vorrei parlare principalmente proprio del mondo freestyle, chiaramente, ma soprattutto, ecco, anche del presente per capire come stiamo messi, insomma. E chiaramente non proprio in quest'ordine, ecco, però mescolerò un po' questi argomenti. Vai, Allora. non mi gaso tantissimo a parlare del passato, secondo me è più interessante il presente e il futuro, però vedi tu. Chiaro. No, va benissimo, va benissimo. Allora, vabbè, togliamoci subito allora il dente del passato. Com'era, diciamo, ecco, essere uno snowboarder professionista a cavallo degli anni 90-2000? Che ricordi hai, insomma, di quell'epoca? Ricordi bellissimi, era un'epoca incredibile, poi però devi ricordarti che erano i miei 20 anni e quindi cioè, non è mai chiaro se effettivamente quel periodo lì era più figo di adesso perché era effettivamente più figo di adesso o era più figo di adesso perché avevo 20 anni al top della forma. Il periodo più bello senza pensieri, eccetera, eccetera. Magari adesso è tutto un pochino più complicato, però sì, me la sono vissuta bene. C'erano sicuramente un pochino più soldi nell'ambiente e forse anche un po' più di spensieratezza, però sicuramente c'erano anche delle cose magari un po' più negative rispetto ad adesso, tipo lo snowboard non era considerato uno sport serio. Chi lo praticava era visto spesso come un poco di buono, un drogato, qualcuno che rovinava le piste. Adesso lo sport ha guadagnato un sacco di rispetto dal punto di vista, diciamo, di gente normale, ecco. Sì, era fighissimo, però è fighissimo anche adesso, insomma, è quello che volevo cercare di dire. Chiaro, chiarissimo, chiarissimo. Senti, e nel 2005-2006 sei stato eletto tipo snowboarder dell'anno, giusto? Sai che ti dico la verità, non è che tengo proprio Un palmarès aggiornato sulla camera, insomma. sì, cioè so che sono stato eletto snowboarder dell'anno, però cioè, non è che ho presente bene tutte le date, quando è successo cosa, così. La mia carriera, Chiaro, chiaro. sì, come ti dicevo, non è che mi piace troppo
Nel passato ho avuto una buona carriera, sicuramente. Poi in Italia quella volta c'erano, cioè anche adesso, cioè, ha avuto un bel periodo con tanti rider bravi, ci facevamo rispettare anche all'estero, a parte che adesso è uguale, in realtà non è che sembra, una volta era fighissimo, adesso invece, no, no. Anche adesso, anzi, forse in termini relativi, sono più forti i ragazzi di adesso, ti direi. Chiaro, ma adesso è chiaro che il In livello termini ha tutto da assoluti, fare. in realtà, in termini relativi, non so. Ok, guarda, allora, quindi torniamo subito al presente, quindi parliamo, Dai. ecco, di questi, hai detto giustamente dei ragazzi che stanno affrontando un periodo di crescita ottimo, eccetera. E, ecco, da capo allenatore, insomma, da te che sei in contatto tutti i giorni con questi ragazzi, ad oggi, secondo te, nello snowboard freestyle conta di più? L'essere un atleta, cioè l'atleticità, quindi la fisicità che ha un ragazzo, o più la creatività e lo stile, diciamo. Qual è la caratteristica più importante? Allora, la risposta è facile. Sto cercando di metterti giù bene. Cioè, la creatività è proprio tanto più importante. Però questo non vuol dire che non serva comunque un certo grado di atleticità, perché comunque le strutture sono impegnative, i trick sono molto impegnativi, quindi se tu non hai il fisico in ordine, se tu non hai forza, coordinazione, esplosività, resistenza, chiaramente magari non riesci ad esprimere la tua creatività come potresti farlo invece con un fisico adatto. Ma col fisico e basta, non vai da nessuna parte, cioè non serve a niente se non hai la creatività. Invece poi ci sono esempi di rider che magari hanno una buona creatività e dei fisici anche magari non proprio top, che comunque si fanno conoscere. Quindi io vedo il fisico come una cosa che ti consente di esprimere la tua creatività. Cioè, una è una qualità fondamentale e l'altra è una qualità sempre fondamentale, ma in funzione di. Quindi sì, creatività è alla base del nostro sport. Chiarissimo, chiarissimo. Chiarissimo, non so, ho Sì, fatto un po'. no, molto chiaro invece, molto chiaro, perché, ma è un po', diciamo, quello che io ho sempre un po' pensato, perché comunque, cioè, se pensiamo anche, adesso non è che voglio tornare al passato, però se ripensiamo a 20 anni fa, 20 anni fa non è che c'era la preparazione atletica che c'è adesso, chiaramente qualcuno stava più in forma, qualcuno no. Però chiaramente quello che faceva la differenza tra un atleta, tra un campione e un altro, era la capacità di immaginare quel salto, immaginare il movimento, anche non aver paura di farlo, di provarlo, insomma, comunque era mentale tanto la cosa, secondo me. No, sì, ti dico, chiaro che se sei una mezza pippa e salti su un salto da, non so neanche se si può dire nel podcast la parolaccia, tra Sì, si virgolette, può dire. però ecco, se non sei in formissima, salti un salto di 25 metri, però sei un super pro, te la cavi, al quinto atterraggio atterri un po' indietro, ti esplode una gamba, non so. Però diciamo se hai una forma fisica che ti consente di girare la creatività, poi è davvero tutto, e come lo era anche una volta. Calcola che è difficile essere fuori forma se snowboardi tutti i giorni, se è chiaro poi magari che adesso è molto più normale integrare il lavoro sulla neve con dei lavori in palestra, eccetera, eccetera. Però sì, boh, è come avere la TAP, per come la vedo io. È come avere la tavola preparata. Avere il fisico preparato è come avere la tavola preparata. Se non te lo prepari, sei un po' scemo tu, perché specialmente se lo fai al nostro livello, perché non ti dai le chance migliori per fare quello che devi fare. Però se tu sei veramente forte, puoi avere la tavola che vuoi, con uno più scarso di te lo batti, anche se non è sciolinata bene come la sua. Idem, il fisico. Cioè, Red Gerard, per esempio, oro olimpico, non oso immaginare quanto potrebbe essere forte se si desse da fare un pochino anche in palestra, però ha vinto la medaglia d'oro e peserà 50 kg. E i suoi coach mi hanno detto che non hanno mai visto entrare in palestra in vita loro.
Poi magari la leggenda e va in palestra 6 volte a settimana, ma non sembrerebbe guardarlo. Sì, che ne so, a me viene in mente Helgason, i fratelli Helgason vengono in mente che boh, non li vedo gente da workout, boh. No, poi ci sono un sacco di gente che fa tanto workout, tipo Sven, tipo, boh, ma ce ne sono tanti, anche i nostri fanno tutti i workout. E ti dico, è importante, non è che ti dico non è importante, perché Rider X con workout o Rider X senza workout, ovviamente con workout dà di più. E quindi è anche, secondo me, poco intelligente lasciar perdere una parte che comunque è importante dell'essere un atleta a 360 gradi. Se mi chiedi se è la parte più importante, sicuramente no. Sicuramente abbiamo la fortuna di avere uno sport dove la testa conta tantissimo. L'immaginazione, la creatività, la fantasia, il saper creare, ecco. Esatto. E guarda, considera che ecco, in una delle prossime puntate ancora non l'ho sviluppata perché è un po' delicata come puntata e non ho quando non ho le competenze, diciamo, tecniche per parlare di qualcosa, mi rivolgo a qualche professionista e adesso ecco, stiamo un po' organizzando questa puntata. Vorrei parlare proprio, vorrei approfondire il discorso creatività, quindi come caratteristica quanto sia importante. E ecco, secondo te la creatività piuttosto che l'immaginazione, ecco, è una dote solo innata o si può anche un po' allenare come si fa col fisico? No, ma certo che si può allenare. Secondo me è una dote che tutti hanno un po' dentro, poi c'è chi la tira fuori di più, chi la tira fuori di meno, però io ho visto, ad esempio allenando, ci sono dei ragazzi che magari all'inizio non hanno un loro modo di raidare, un loro modo di interpretare lo snowboard, e poi dando importanza a questa cosa, magari perché nessuno gli ha mai detto, guarda che lo snowboard è importante anche l'interpretazione personale di quello che fai, di come lo fai. Questi capiscono magari questo meccanismo, iniziano quasi per finta all'inizio a trovarsi delle loro cose, delle loro cose particolari che fanno solo loro, e poi si creano comunque il loro stile, il loro approccio, eccetera, eccetera. Quindi, no, la creatività credo che sia insita un po' in ognuno di noi. C'è chi riesce a tirarla fuori più facilmente, chi meno, ma è sicuramente, ti dico per esperienza personale, è allenabile. Ottimo, ottimo, questa è un'ottima notizia. E parlando ecco di allenamenti, di crescita, negli ultimi, non so, 2 anni abbiamo visto un progressivo miglioramento, ecco, un po' lo dicevamo prima, del livello dei rider di casa nostra, della squadra insomma nazionale. E anzi, pochi giorni fa abbiamo visto proprio Emil nel Big Air di Coppa del Mondo. E cioè, sinceramente, per come la vedo io, per quanto ne possa capire io ho visto dei miglioramenti assurdi anche nel giro di una semplice stagione, cioè gente tipo vabbè, Emil o Loris Framarin, ma anche Lauzi piuttosto che Liviero o Lorenzo Gennero, ma fai insomma tutti li ho visti, cioè che dall'inizio della stagione scorsa ad oggi hanno fatto cioè, degli step in avanti secondo me clamorosi. E tu come la vedi un po' la nostra squadra? Beh, sono molto orgoglioso della squadra perché i ragazzi sono impegnati, ma non hai proprio idea di quanto sono impegnati. Hanno fatto un lavoro incredibile, sacrificando praticamente qualsiasi aspetto della loro vita che non fosse lo snowboard. E come dici tu, i risultati si vedono, questo fa molto piacere. Che poi ci sia stato il boom nell'ultimo anno, forse me ne accorgo un po' di meno io, perché comunque la crescita dello snowboard è una cosa che ogni giorno metti un mattoncino in più, metti una cosetta in più, e poi magari quando metti insieme tutti i pezzi del puzzle hai una crescita molto rapida verso l'alto in poco tempo, però che è frutto di tutta una serie di lavori che stai facendo magari da mesi. Può anche darsi che abbiamo visto questa crescita un po' più rapida perché quest'estate abbiamo fatto un bel allenamento sul bag che magari ti fa accelerare un pochino su certe cose. Ma in generale ti dico è un miglioramento che ha le sue radici negli ultimi 4-5 anni, ti dirò addirittura. E magari tu lavori su delle cose che sono piccole, che si vedono poco per magari 2 anni. E quando finalmente le metti a posto, poi ti viene tutto al primo schioccare delle dita, capito? E allora dici, cavoli, ma questo in un mese ha imparato 1.000 robe. Che cazzo ha fatto sto mese? È tutto frutto di magari 2 anni di lavoro prima che a uno che lo guarda così dice,
in 2 anni non ha migliorato niente. Invece no, ha messo a posto tantissime cose che però sono micro cosette senza le quali però non puoi crescere. Una volta che le hai messe a posto tutte, hai il terreno perfetto per esplodere verso l'alto. E probabilmente ti dico, questo è un po' quello che è successo per alcuni dei nostri atleti nell'ultimo periodo. E il bag, che forse tu sai cos'è, no? Sì, Ok, sì, sì. Il quello ha velocizzato il processo, processo. sicuramente. Sì, ma io penso che il paragone corretto sia proprio il puzzle, perché cioè, ho capito che vuoi dire che dice ok, io lavoro su un pezzo che magari potrebbe essere un quadrante del puzzle, che però adesso non mi serve subito, o perlomeno non si vede subito il miglioramento, però ecco, quando poi unisco gli altri pezzettini e arrivo in quel frangente lì, dopo il disegno si completa tutto. Tutto di un colpo successivamente, ma comunque anche nelle interviste che ho fatto sia con Emil che con Loris, tutti mi hanno parlato del fatto che grazie al bag hanno visto un grosso miglioramento, grazie al bag usato insomma quest'estate hanno visto tanto lì, cioè ci hanno lavorato molto bene su Beh, quel... il bag alla fine è uno strumento della Madonna, ti dirò, perché a parte che è un game changer, diciamo, ti leva completamente il fatto, no, completamente no, ti dico, magari, non so se i nostri ascoltatori hanno presente cos'è, facciamo una mini spiegazione del bag, o forse lo sanno già perché magari in interviste prima ne hai No, non ne ho mai parlato. parlato, qualcuno probabilmente lo saprà, qualcuno no, però ecco, si tratta Ok, di... Vai, dillo tu, che dai, lo sicuramente sei... spiego al volo, è Sì. un... praticamente è un salto in diciamo tra virgolette neve plast, quindi in plastica, dove questa plastica imita la neve, tu poi fai scorrere la tavola come se fosse sulla neve. L'atterraggio invece è di materassone gonfiabile, in discesa, come se fosse proprio un landing vero e proprio, bagnato, così è scivoloso, e tu puoi fare qualsiasi trick, atterrare come vuoi, di schiena, di testa, in teoria non ti fai niente. Questa cosa perché è figa? Uno, perché levi quasi completamente il rischio infortunio, che poi non è vero perché ho visto di quelle steche sul bag, non ci credi, torsioni, legamenti, vabbè, botte di Sì. tutti i tipi, però sicuramente levi del 95% i rischi di farti male rispetto a quello che potrebbe essere un salto sulla neve. Seconda cosa, ti permette di avere... E questa era una roba a cui noi non avevamo pensato quando abbiamo iniziato a utilizzare il bag. Pensavamo che la riduzione dell'infortunio fosse l'unica cosa, ma in realtà avere a disposizione tutta l'estate, tutto l'autunno, un salto che è sempre uguale, in cui puoi fare tantissime ripetizioni al giorno, perché ti portano su giù in macchina. Le condizioni atmosferiche sono sempre abbastanza buone, la visibilità è sempre buona, la velocità è sempre la stessa e ti permette di fare, non so, in una settimana il lavoro che faresti in un mese. Esatto. Tu l'avevi visto Dragon Ball? Ecco, Madonna, sì. Esatto. è come la stanza dello spirito del tempo. Esatto. È dove entravi dentro, Sì, per gli dissimilata. altri passava un giorno e per te passavano 2 anni. Ecco, Esatto. il bag è così, E la stanza dello esci spirito del tempo clamorosamente del nuovo. gigante, perché... Sì. Esatto, è così. Ma poi anche, secondo me, anche a livello mentale, cioè, il rider lo affronta con una leggerezza mentale che se no, se ci avessi la neve dall'altra parte, non faresti. Bah, leggerezza non lo so, perché comunque è impegnativo, dal punto di vista fisico e secondo me anche mentale, però sicuramente puoi almeno liberarti dalla paura dell'infortunio, perché sai, se devo provare un triplo che non ho mai fatto prima sulla neve e so che c'è una possibilità molto alta di atterrare di schiena, Esatto. se non di testa, e sai che sul bag se lo fai al massimo ti prendi un po' di torcicollo, o una bella insaccata o un colpo di frusta, è meglio piuttosto che dire cavoli, se lo faccio sulla neve magari devo stare fermo 2 mesi se mi va bene. Quindi quello sicuramente c'è un bel aiuto, ecco. Però per dirti, non credere che sia un allenamento così semplice, perché ad esempio noi abbiamo fatto 4 settimane quest'anno durante l'estate, facciamo una settimana poi 3 a casa, una settimana 3 a casa, e al quarto allenamento, la quarta settimana, i ragazzi erano cotti completamente dal bag, cioè non riuscivano più a esprimersi
c'è solo così tanto bag che puoi fare perché è veramente intenso. Cioè, fai tantissimi giri al giorno, devi coordinarti su cose nuove, quindi è molto complesso e comunque le tue stecche le prendi, è impegnativo. Impegnativo è un buono strumento, però non è così easy come magari può sembrare da fuori, ecco. Poi Livigno, adesso siete Livigno, ce n'è uno bello grande, me lo ricordo che sei da 2 o 3 anni, molto. Quello ti dico anche figo, ovviamente d'inverno cerchiamo di usarlo un po' di meno, Certo. però non so, tipo l'altro ieri Livier era qui a Livigno con me e voleva provare un 16 nuovo, fa va bene, faccio due sul bag per capire, ne ha fatti due sul bag, però sì, d'inverno il bag si usa sicuramente un po' di meno. Comunque, ecco, per chi ci stesse ascoltando, chi dovesse, che ne so, trovarsi davanti a un super bag e dice ok, vado là, tanto non mi faccio male. Cioè, in realtà c'è anche, ad esempio, Alberto Maffei, mi ricordo che la stagione scorsa l'ha presa un po' di stecchetta, l'ha preso qualcosa alla testa, mi ricordo su un video di Bragotto che lui non si fece male, però ecco, quel giorno la sciata finì lì, perché, Sì. o perlomeno No, io, no, vai, vai. vai, 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 vai. No, dico io ad esempio, non sono molto lontano dall'essere un pro, anzi non faccio praticamente niente a livelli alti, però ecco, una volta l'ho provato, un bag era quelli, sono quelli in piano, ero a Courchevel e quindi lì, ecco, io sono andato con questa leggerezza, tipo tanto c'è il tappetone, non mi posso fare niente, quindi sono andato a fiamma e ho praticamente slaminato sul kicker. Perché sono andato talmente leggero di testa che mi è partita praticamente una sorta di. Sono partito tipo un backflip involontario, proprio tutto il peso all'indietro, sbilanciato al massimo. E ho sbattuto, pensa, l'osso, il coccige, l'osso sacro, sul kicker mentre ruotavo. E mi sono portato dietro quella cazzo di botta sul coccige per un anno. Perché lì non c'era. Assurdo, assurdo. Guarda, mi immagino la scena perché volevo proprio dire: se per caso, ragazzi, vi capitasse a chi è in ascolto capitasse di poter utilizzare un bag, ricordatevi che non è un gioco. Informatevi bene con i responsabili del park cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare, e comunque fisicamente l'impatto fisico che ha sul nostro corpo è come hai detto tu, la transizione del jump è comunque difficile da gestire. E se il bag ha quello di Livigno a 20-25 metri di flat e tu non sei capace di saltare su 25 metri di flat, non sei capace di saltare sul bag. E magari non riesci a gestire la transizione del dente, magari non riesci a gestire la velocità con cui arrivi sul kicker. Sì. Non è impegnativo comunque, ragazzi, non sottovalutatelo. Assolutamente, se avete la possibilità ed è all'interno delle vostre capacità, usatelo, fatevi spiegare come, ma non pensate che sono andare in snowboard una settimana, vedo un bag da 20 metri, ci salto, tanto un bag, vi ammazzate. Ma è un po' come quando, che ne so, io ho degli amici che a volte andiamo un po' fuori pista per dire, vedi quei cliffoni da 5 metri, dici tanto sotto è tutta fresca, mi lancio. Ma cazzo, dopo, se tu cioè, il tuo fisico deve assorbire un impatto, cioè tu cadi e poi cavi sulla neve fresca e quindi comunque ti affondi o non reggi bene il salto, insomma, cioè, il fisico deve assorbire quell'impatto, tu ti mangi le ginocchia, ti dai le ginocchia in faccia, cioè. Ma anche solo, che ne so, fai un mezza rotazione e poi cadi male, la tavola si stoppa, il corpo continua a girare, ti stacchi un legamento, cioè i problemi ci stanno, non, qui, cioè non. Sì, no, non è un videogioco. Esatto, non è Dragon Ball, dai. Bene, bene. Senti, e quali sono quindi le prossime gare in vista con la squadra? C'è l'Ax, giusto adesso? Nel brevissimo periodo c'è l'AX, tra pochi giorni. Siamo ovviamente l'AX, per chi non lo sapesse, è la gara più. I l'AX Open sono un po' l'evento storico europeo, quindi è un onore partecipare per i ragazzi. Solitamente le condizioni sono al top, il parco è il più bello che trovi probabilmente durante tutto l'anno. Boh, è una tradizione ormai di qualche decennio, credo. Quindi l'Ax gasatissimi. E poi andando avanti abbiamo i campionati del mondo a Calgary, in Canada. I campionati del mondo sono la seconda gara più importante dopo le Olimpiadi. Ci sono ogni 2 anni.
Quindi l'evento dell'anno è sicuramente quello per noi a livello di importanza. E dopo ci sono un po' di incognite perché comunque sai, quest'anno col Covid è tutto un po' più complicato del normale. E Certo. quindi noi abbiamo questo, navighiamo un po' a vista, il nostro modo di Certo. dire. La vista adesso ci porta fino ai campionati mondiali, poi dopo, boh. Sì, sapevo di Lux, perché comunque ho intervistato Ian Matteoli e ci sono rimasto un po' in contatto e mi ha detto che comunque parteciperà e quindi ecco, stavo gasato per lui e sapevo che, ecco, insomma, di Lux e so quanto è importante, è un po' paragonabile a, non dico gli US Open, però è una versione europea di una gara di quel calibro, possiamo dire. Sì, ti direi che a livello di eventi ci sono gli US Open e subito dietro ci sono i Lux Open, Esatto. ex European Open. Sì, Ian lo portiamo, sarà la sua prima Coppa del Mondo, parteciperà nella disciplina dell'Halfpipe. Sono molto curioso di vedere la sua reazione a partecipare a una Coppa del Mondo per la prima volta in vita sua. Lui è molto giovane, anche se è molto bravo. Ed sì, sarà un'esperienza per lui importante. Sì. Vediamo. Dai, speriamo bene un po' per tutti. Senti, ma invece delle ragazze, invece che mi dici? Io seguo Emma Gennaro e Mary Lou Poluzzi, le seguo su Instagram. Cioè, secondo me sono entrambe super stilose, hanno dei bei trick. E loro quando le vedremo sul palcoscenico? Allora, sono molto brave, hai ragione, e ci credono anche tanto, si impegnano molto. Lo snowboard per loro si vede proprio che è importante. Noi aspettiamo di portarle alle Coppe del Mondo, che loro abbiano una skill che permette loro di non rischiare l'infortunio, perché sai, come voglia e come capacità. Ti dico, probabilmente potrebbero anche farla adesso, però se c'è un rischio troppo alto di infortunio, per me non ne vale la pena, perché preferisco che si alleni un attimino di più sulle dimensioni grosse, di salti, su quello che può essere lo stress di una gara importante, eccetera. E quando poi ci vanno con consapevolezza, ci vanno con sicurezza, ci vanno con rischio infortunio al minimo. Però purtroppo in passato abbiamo forse avuto un po' fretta con delle atlete, con delle donne che erano molto brave, forse spingendole troppo, poi queste si sono fatte male, è capitato che qualcuno si sia fatto male, poi magari ti passa un po' la voglia, magari ti allontani dall'essere un atleta professionista, e ti dico, con delle atlete del loro livello non mi dispiacerebbe, ecco, bruciare le tappe e fare in modo magari che queste poi si allontanino dal nostro sport. Quindi ci andiamo coi piedi di piombo. Certo. Sono brave, però. Sì, ma le vediamo un po' sui social. Sì, seguitela perché merita, merita. Chiaro, chiaro. Senti, e, ecco, abbiamo un po' toccato questo argomento, diciamo, ecco, social, vedere quello che uno le carte che uno ha, insomma. Ecco, tocchiamo un attimo questo argomento, cambiamolo un attimo. E parliamo brevemente. Concedimi un attimo questa piccola digressione sul passato delle tue video part. Cioè, forse secondo me, per quanto ne so io, secondo me sei forse l'italiano che ha partecipato di più in assoluto a video part di livello mondiale. E che ricordi hai di quell'epoca e di quelle esperienze? Boh, sicuramente è stata l'highlight della mia carriera, filmare con compagnie di produzione video americane così grosse. È stato forse dove ho toccato il punto della mia carriera in cui sono stato più forte. E ti dico, è un mondo bellissimo, quello di svegliarti alle 5, prendere la motoslitta, andare a trovare dei posti incredibili nel backcountry della California, costruirti il salto magari con dei rider che non so, quando eri piccolo li vedevi lì come se fossero i tuoi eroi, e magari poi ci salti assieme su delle strutture nel bel mezzo di un parco naturale americano. Era proprio figo, mi ha dato tanto, mi ha insegnato molto a metterci tanto.
in quello che mi piace fare, perché era comunque una vita, è stata comunque una vita dura, gratificante, e ti insegna a essere professionale, ti insegna a farti un mazzo incredibile, e cerco di comunicare tutte queste cose che ho imparato ai ragazzi di adesso, anche se non filmano video part, va bene lo stesso. Però devo dire che li spingo un pochino a fare anche loro un po' di video in fresca, se riescono, perché veramente merita come esperienza di snowboarder. Ma infatti è una delle prossime domande questa. Ah, Sì. ok, vai, vai. No, no, Approfondiamo, approfondiamo. guarda, ti racconto al volo un piccolo aneddoto della mia vita, diciamo, ecco, del mio passato, che però lo racconto giusto perché credo che tantissimi appassionati come me, fissati di snowboard, ci si ritroveranno. Cioè, all'epoca, quando tu giravi queste video part, mi ricordo che all'epoca si scaricava ancora, no? Si scaricavano i video con Emule, con questi software per scaricare, parliamo dei primi del 2000, una cosa del genere. E a un certo punto io, pur di vedere, che ne so, dei video di snowboard, io scrivevo semplicemente DVX snowboard e mettevo in scaricare tutto quello che si poteva scaricare, anche perché c'erano i vecchi modem, quindi ci mettevo magari un giorno a scaricarti una video part, eccetera, e poi vedevo quello che veniva fuori, perché non conoscevo benissimo le compagnie di produzione, eccetera. E mi ricordo ancora che mi rimase impresso, cioè ancora me lo ricordo, un video in cui c'eri anche tu, era From MacDoug with Love, che in From realtà, love, From with Love, from love, esatto. Io l'ho from chiamato, spazzetto with love. esatto, io l'ho chiamato per tanti anni così, e addirittura dopo anni, dopo che avevo formattato quel computer, non so, beh, cambi computer, sai, lo volevo ricercare e lo cercavo con sto nome perché quando lo scaricai il file si chiamava con sto nome, From MacDoug with Love, invece dopo ho scoperto che era From Spazietto perché c'erano tutte queste sto storytelling delle cartoline, dei vari Sì, posti, è eccetera. vero, è vero. Vabbè, insomma, lo chiamavo così, poi non l'ho più ritrovato. Guarda, ancora, io ti giuro che ancora ad oggi mi ricordo qualche part di quel video, di quel film, chiamiamolo film perché comunque era lunghetto, e mi ricordo come comparivano i nomi, stereo che passava, mi ricordo il soundtrack, cioè c'erano delle canzoni a parte i Kasabian che già erano famosi all'epoca, ma cioè io tipo mi mettevo lì le canzoni, che andavo talmente in fissa con quel video che c'erano delle canzoni che il ritornello mi restava in mente e tipo andavo a scrivere il ritornello per cercare il titolo della canzone e scaricarmi la Sì, canzone. è vero, è vero. Cioè, assurdo. E da lì, tu conta che da lì ho scoperto i The Sounds, c'era una canzone Ah, sì, belli, Living in America. belli. Io, cioè, io sono, penso, boh, l'italiano più fan dei The Sounds, non lo so, ho tutti i dischi. L'ho scoperti da lì, casualmente, non mi ricordo di chi fosse la video part. Però, guarda, cioè, io penso che tanti come me ci abbiano lasciato, diciamo, quel cuore su quelle video part. Quindi, ecco, ho fatto un attimo questa digressione anche per provare a farti capire che cosa voglia dire per me stare qui a parlare con te. Cioè, io 15 anni fa sbavavo su quei video, adesso sto qui a parlare con te che li vivevi, che li hai girati. Insomma, cioè, dire che è un onore, un piacere, è riduttivo, sicuramente. Fai conto che per me era uguale. Anch'io mi sentivo incredulo essere lì appunto a filmare per le produzioni che magari fino a pochissimi anni prima ero poco più che un bambino, me le scaricavo e aspettavo settembre che uscissero, perché poi quella volta lì non c'era nemmeno internet, e quindi dovevi ordinare la Esatto, videocassetta esatto. ed essere lì magari con i rider che fino a pochi anni prima li vedevi solo nelle video part. Cioè c'era Jeremy Jones su quella parte, c'era Ettala, Jeremy cioè. Jones, sì, ero Ettala, siamo cresciuti un po' assieme, diciamo. Jeremy Jones era invece la generazione appena prima, quindi che ne so, UC Oxenden, DCP, DCP. no, veramente nomi incredibili. Infatti, io come tu ti senti magari adesso, dici, ah, che culo, sto parlando con Phil. Io ero uguale, dico, che culo, sono a snowboardare con questi. E quindi sì, fighissimo, fighissimo. Ma infatti, ecco, questo un tema è proprio questo. Cioè, tu l'hai detto bene, hai detto tu, cioè, non c'era internet, dovevi aspettare che usciva il DVD, dovevi ordinare la cassetta, che cazzo ne so, neanche c'era magari il DVD. E quindi c'era tutta questa aspettativa dietro la video part, c'era tutta la fase di produzione, tutta l'aspettativa. Adesso, diciamo, ecco, si è un po', diciamo, un po' semplificato tutto, perché da una parte
si è evoluta tutta l'attrezzatura, quindi se prima, io immagino prima chi girava proprio i cameraman, chi girava i video in follow con tutta l'attrezzatura sopra, cioè non me lo immagino come cavolo giravano, piuttosto che dagli elicotteri anziché i droni per fare qualche ripresa dall'alto, cioè. Quindi adesso si è un po' semplificato e si è un po' anche democratizzato l'accesso, diciamo, al panorama filming, diciamo, ecco, la produzione di contenuti è un po' più facile, con i social è tutto un po' più semplice, tra virgolette. Però ecco, secondo te, tutta questa democratizzazione del panorama filming l'ha aiutato, l'ha rovinato, l'ha semplicemente evoluto? Come la vedi tu tutta questa Ma cosa? io solitamente tendo a vedere i cambiamenti tipo come un'evoluzione, non come un magari andare a sempre a confrontare se meglio, se peggio, perché ovviamente magari per certe cose è meglio, perché che ne so, mi metto il Filippo Kratter che aveva 16 anni, sì, dava una certa magia dover aspettare settembre ogni anno per vedere i video. Però probabilmente avessi avuto accesso a contenuti, diciamo, durante tutto l'arco dei 12 mesi dell'anno, quel Filippo lì sarebbe stato più contento, quindi lì magari un miglioramento. Allo stesso tempo, magari adesso, invece che avere 10 video all'anno, hai milioni di clip, probabilmente il valore intrinseco di questo lavoro, appunto di uno che fa una video part, è un po' minore, quindi girano un po' meno soldi, quindi magari un po' peggio, però secondo me è una normale evoluzione. Si sono evoluti i mezzi di comunicazione, e quindi si è evoluto anche il tipo di comunicazione che lo snowboard ha. Quindi, meglio o peggio, boh, sicuramente viviamo in un'epoca che è diversa. Però ti dico, c'è una sua. Cioè, è figo poter. Dire, vediamo un po' cosa hanno combinato oggi. Apri Instagram e ti vedi magari 10 clip fighissime, dici cavoli. E Io non dovrei hai aspettare una perso magari la rimasta, diciamo. magia di dire: oh ragazzi, finalmente è passato un anno, è uscito il video nuovo di MacDog, troviamoci tutti a casa mia che ci guardiamo la premiere. Esatto. Cioè, è un po' cambiato, capito? Certe Chiaro, cose chiaro. meglio, certe peggio, però si va avanti. Sì, ma io guarda, io sinceramente la penso esattamente come te. Io penso che queste evoluzioni, questi passaggi non facciano altro che alzare l'asticella. Cioè, perché chiaramente poi chi vuole emergere e ha i modi di, i mezzi, le capacità, insomma, di emergere, che ne so, Barton, per dire, Barton riesce comunque a produrre One World, riesce a tirar fuori 10 microclip da One World e a tirarci avanti una miniserie sui social, quindi chi riesce le porta avanti, quindi non, secondo me, ecco, io non condivido chi dice che i social rovinano il palcoscenico, hanno rovinato l'ambiente, no, anzi, hanno un po' democratizzato, non so se si dice questa cosa, l'accesso No, no, ho comunque capito, ai capito cosa contenuti. intendi, ma anch'io la vedo così. E spesso molta gente rimane ancorata magari a quello che ha vissuto lui e la vede come la cosa migliore che c'era, perché per lui magari è stato fighissimo e Chiaro, chiaro. non si rende conto che per i ragazzini di oggi è altrettanto figo, solo che lui magari non la capisce più perché è cambiato. O non si è adeguato al Non cambiamento, si è all'evoluzione. adeguato, magari, cioè, ci sono tante persone così, però poi guardi i ragazzini che hanno l'età che avevi tu quando eri gasatissimo e sono altrettanto gasati su altre cose o in altri modi e dici è la stessa cosa, cambiano i mezzi. Io chi dice era meglio prima a prescindere, secondo me, è perché non sa cogliere, insomma, non si è adeguato. Vabbè, ma non è per fare Dai, critiche, non è per fare io critiche. sono per andiamo avanti, Esatto, che è comunque sempre una figata, ma sarà perché magari vivo con ragazzi più giovani. Circondato da ragazzi più giovani che mi fanno percepire queste cose, ecco, magari per quello che rimango, mi chiaro. adatto alla nuova realtà, ecco, più facilmente. Certo. E senti, ma secondo te perché, ecco, un po' l'abbiamo toccata prima al volo, sta cosa, perché non c'è un filming in Italia, non ci sono produzioni un po' di spessore a parte i social? Cioè, non è che voglio dire che la gente non ci provi, ok, però, cioè, secondo me abbiamo tutti gli ingredienti che servono, perché abbiamo i rider, abbiamo i filmer, cioè io ho fatto un'intervista con Davide Di Anni, lo seguo da un anno, è clamoroso secondo me, cioè, com'è che non si crea l'Ital Naviance, anziché lo Scandal Naviance degli Elgason, non si crea qualcosa di filming in Italia?
manca un pochino forse quel pezzettino di scena, nel senso che i rider più bravi italiani, con le possibilità migliori dal punto di vista economico, sono tutti un pochino più involved nel lato gare. E purtroppo manca proprio il pezzettino di scena italiana legata appunto all'andare a esplorare il backcountry, i posti in street, a documentare i loro trick con i video e poi raccoglierli in un progetto ben definito. Manca proprio i rider che fanno questa cosa qua, sul perché, boh, nel senso, sono cose che si creano, magari manca qualche leader, qualche rider forte che riesce a crearsi un po' un gruppo e che ha questa idea qua. Ad esempio, io non facessi l'allenatore, probabilmente tirassi un progetto video. Potrebbe essere una cosa che mi interessa. Magari manca appunto una persona che abbia l'interesse di raccogliere intorno a sé degli atleti e fare questa cosa qui. Il motivo è magari anche sfiga, Certo. perché lo spazio in Italia c'è, nel senso i posti ci sono, credo che le possibilità economiche anche ci sarebbero, però magari manca proprio il personaggio e magari tra 3 anni ci sarà. Chiaro. Comunque, fino a qualche anno fa, video italiani ce n'erano, erano anche belli. Chiaramente non al livello di quelli internazionali, però non so se hai mai visto video random o zombies quando giravamo io e insomma quelli della mia generazione. Il video italiano era un appuntamento fisso ed era anche molto molto bello. Se vai a spulciare su internet, cerca random video Sì, o zombies video. ma qualcuno l'ha Di quello visto. ce ne sono stati ancora un po' di altre produzioni. Adesso negli ultimi 4-5 anni questa cosa si è un po' persa, ma secondo me è proprio, ti dico, un po' un caso. Basta che i due rider magari che escono dalla squadra perché sono stufi di far gare, mettano le loro energie in quello e cioè non ci manca nessun ingrediente in Italia, quindi Esatto. è solo una casualità. E no, io la penso, ecco, la penso come te, gli ingredienti ce li abbiamo tutti. Sì, gli ingredienti li abbiamo tutti, le capacità ci sono, i posti ci sono, le industrie ci sono, quindi i soldi ci sono e Vanno un anche po' secondo uniti i me puntini, dai. l'utenza potenziale c'è, manca proprio la crew di ragazzi che dice voglio fare questo della mia carriera. Proprio su questo argomento, secondo te, cioè, l'aspetto atleta professionista, quindi andare dietro le gare e piuttosto che andare a filmare, non è coniugabile? No. Cioè uno deve scegliere per forza una cosa o l'altra? Io credo di sì. Se sei un atleta con capacità medio-alte e non Rajrad, che è una specie di alieno, è molto impegnativo. Sono due strade che ti chiedono Il parecchio 100% tempo, entrambe il 100%. quindi non che non siano complementari, perché sono complementari, però semplicemente per filmare una videopart ci servono 50 giorni. E di gare ti servono 10 gare e l'inverno non ha abbastanza giorni per fare tutte e due le cose. Quindi o fai tutte e due a cazzo, o fai tutte e due male, o sei Red Gerard che invece di servirgli 10 gare gliene bastano 3, e invece di servirgli 50 giorni in backcountry gliene bastano 7. Perché poi devi considerare che ci sono 1.000 viaggi, brutto tempo, tempi morti, cioè sì, l'inverno è lungo. Però poi in realtà quando devi fare 7 Coppe del Mondo e magari 4 viaggi di una settimana a filmare e metti insieme tutti i tempi, ti accorgi che non ci stai Non proprio ce la fai. dentro, è No, impossibile. ma è chiaro, ma poi specialmente se si parla di street o backcountry, cioè ci sono mille variabili, cioè non è fortuna, è una congiunzione astrale riuscire a firmare qualcosa. È una cosa più cioè. Metti che dici voglio andare a filmare a Helsinki perché mi piace, ci vado dal metà gennaio e primo febbraio perché in quel periodo non ho gare e poi magari non ha nevicato, ha piovuto, ha fatto caldo, cosa fai? Oppure vado in backcountry quella settimana lì ci sono magari l'Ax Open ed è l'unica settimana che ha nevicato. Finisci l'Ax Open, arrivi lì, la neve si è trasformata, non ci puoi fare più niente. È un po' complicato, sì. Se vuoi farlo bene o sei un mostro. Oppure devi fare una scelta per
quanto mi riguarda, per quello che ho visto io. Chiaro, chiaro. Poi sì, vedi magari, cioè io chiaramente da super esterno dell'ambiente, perché non l'ho vissuta mai queste dinamiche in prima persona. Chiaro, vedi McMorris che dice ok, fa le gare e fa le parto, vedi Anna Gasser che fa entrambe le cose, dici boh, forse si possono fare entrambe, però chiaramente dietro c'è tutto Sì, a un... parte che loro, come dicevo, sono dei mostri dal punto di vista snowboard, perché a Mark gli servono tre gare, tre risultati per andare a fare le Olimpiadi, fa tre gare e ha tre risultati. In più hanno probabilmente anche diversi budget, perché nevica oggi, lì, sale su un aereo e ci va, capito? Quindi magari anche del Mark McMorris, Anna Gasser, probabilmente hanno delle possibilità anche economiche che la maggior parte delle persone non ha a disposizione. Oltre Chiaro, che, come ti chiaro. ripeto, vado in backcountry una settimana, porto a casa 12 trick. Ci vado io, ci andavo io ai miei tempi, una settimana e porto a casa 3. Quindi sì, stai parlando delle persone che sono un po' fuori dal Chiaro, mondo, sia a livello chiaro, budget che a livello capacità. Un rider normale deve fare per forza una scelta se vuole fare un bel lavoro. chiaro. Chiarissimo, chiarissimo. Phil, che dire, io starei qui ore e ore a parlare, ma tu hai giustamente i tuoi impegni e dobbiamo regolarci, insomma, anche con i tempi. E quindi, Se diventa troppo lungo, la gente poi si stufa sì, magari, è meglio esatto. Ma io tenere. non penso che si stufi di sentire parlare te, insomma. Però sì, dai, non andiamo lunghissimi, tanto le cose importanti che dovevamo dire, secondo me, le abbiamo dette tutte. Non so se tu hai qualcosa che vorresti dire, qualcosa da aggiungere, un consiglio per qualche ragazzo che, ecco, approccia lo snowboard e vorrebbe fare un piccolo step in avanti, a livello proprio di snowboard, se hai qualche consiglio da dare, che sono sempre cose che sono super utili. Beh, una cosa che ho visto che è fondamentale se si vuole crescere in questo sport è non dimenticarsi mai di divertirsi. Lo snowboard è divertentissimo, per fortuna. E se non ci stiamo più divertendo, magari stiamo sbagliando qualcosa. Magari ci stiamo mettendo addosso troppa pressione, o ci stiamo mettendo degli obiettivi troppo alti, o stiamo frequentando il park sbagliato, la gente sbagliata. Non so, lo snowboard è divertentissimo. Se non ci divertiamo, cerchiamo di cambiare qualcosa. E collegato, un'altra roba che vedo fare spesso, non va fatta, non bruciate le tappe, ragazzi. Prendetevi il tempo di imparare piano piano quello che serve, una cosetta alla volta. Evitate infortuni, frustrazioni, tutto, e mi raccomando, usate la testa quando andate in snowboard, divertitevi e andate per gradi. Bene, bene. Phil, niente. Oh, facciamoci una snowboardata assieme, dai! Magari, qui mi esce la lacrima. No, no, volentierissimo, volentieri, magari, veramente. Il problema è che adesso magari si mormora di impossibile muoversi tra regioni fino a non si sa quando, quindi, boh, vediamo. Sì, dai, magari sarà per l'anno prossimo se quest'anno non ce la facciamo. Ma volentieri. E Dai. niente, dai, ti lascio ai tuoi impegni con la nazionale, salutami tutti i ragazzi, in bocca al lupo Saluto tutti. come no, in bocca al lupo per le prossime avventure e grazie mille per il tuo tempo, per le tue parole, è stato veramente un onore e un piacere. Grazie a te, Mattia, per avermi dato l'occasione di parlare un po'. Ciao. Ciao, a presto. Ciao Phil, come stai? Senti, com'è andata all'Ax? Ti va di raccontarmi qualcosa che poi lo metto in puntata? Allora, l'AX è stato come sempre uno degli eventi più belli, più fighi dell'anno. Park incredibile, livello incredibile. E siamo stati anche abbastanza fortunati col tempo, che invece quello non è mai una garanzia qua all'AX. La gara era divisa in tre fasi. C'era la qualifica, in cui da 60 atleti effettuavano
effettuavano un taglio a 24 e i nostri hanno superato tutti a parte Emil, che è arrivato 25esimo, quindi è fuori di uno, vabbè, quindi molto bene. La seconda fase da 24 tagliavano 12 e invece lì nessuno dei nostri è riuscito a passare, però devo essere onesto, tutti e tre avrebbero avuto la possibilità di passare. Però sai, entrano in gioco un sacco di cose, sfortuna, un po' di vento, pressione psicologica, molti dei nostri sono caduti in semifinale, secondo me anche un po' perché magari c'era un mindset ancora migliorabile, ecco. Però ti dico, il fatto di essere lì e sapere che se fai tutto quello che devi fare vai in finale, vuol dire che sei messo in un buon posto, ecco, in un buono spot. E poi da lì ancora ovviamente devi dimostrarlo, eccetera. Non ci siamo riusciti questa volta, però siamo messi bene per il momento. E il livello generale era alto, anche se devo dire la verità, mancavano sia i canadesi che gli americani, perché entrambe le squadre avevano avuto dei casi di Covid. E quindi si sono dovute ritirare dalla gara, però comunque il livello era altissimo. Chiaro, chiaro. E ora che fate? Vi riposate un po'? No, cioè gennaio, febbraio, marzo, il riposo te lo puoi praticamente scordare. E adesso rimaniamo a Lax ancora qualche giorno a sfruttare le strutture che ci sono, senza un contesto di gara, ma non, con un contesto di allenamento. E poi ci spostiamo a Crans-Montana, che è un'altra località qua in Svizzera, dove ci sarà una Coppa Europa, e facciamo quella. Dopodiché, mi sa che sì, facciamo a casa qualche giorno, perché siamo in giro da un mese, e quindi voglio che i ragazzi vadano a casa a cambiare le valigie, a salutare la famiglia o l'amorosa, e stacchino per 2 o 3 giorni, non tanto di più. Il cervello dà alle gare, gli allenamenti, le cose, e poi si riparte. Certo. Senti, ma quali sono i prossimi appuntamenti? Ci sono gare in vista? Tra l'altro ho sentito che i mondiali di Calgary sono stati annullati. Come si svolgerà la stagione da ora in avanti? Dirò che cercheremo di fare tutta la Coppa Europa, visto che comunque noi di solito non la facciamo con la squadra A, però in questi ultimi 2 anni, 2 stagioni per via del Covid, sono stati fatti pochissimi eventi. Anche quest'anno la Coppa del Mondo ha avuto solo un paio di tappe e in calendario ce n'è solo un'altra a fine marzo, e quindi non rimane altro che fare le Coppe Europa, e che si sono trasformate ovviamente in delle mini Coppe del Mondo, perché come le facciamo noi, che di solito non le facciamo, tutte le altre nazioni europee e anche non europee sono costrette a fare lo stesso ragionamento. Quindi tutta la Coppa Europa, i mondiali, ti dirò, li hanno annullati a Calgary, ma stanno cercando di rischedularli da qualche altra parte. Quindi boh, però non ho ancora informazioni precise. E poi l'ultima gara di Coppa del Mondo in Repubblica Ceca a fine marzo. Basta, dai. Ciao!